sono Alessandro, sono piemontese, arrivo da Ivrea, sopra Torino, ho 35 anni, da un mese mi sono sposato con mia moglie Barbara, però adesso va tutto gonfie vele. Te sei sposata con lui, no? Ovviamente. Ovviamente. Confermo. Non ci siamo ancora presi per il collo, quindi va bene. Dopo il viaggio di nozze che siamo stati in Messico, abbiamo deciso di trascorrere una settimana qua a Rimini, perché io da un sacco di anni che frequento questo posto qua, soprattutto l'albergo dove siamo noi in questo periodo. Che è l'albergo? Arlino, di Luciano, il cognome non me lo ricordo. Fabri. Ok. E niente, avevamo deciso di venire qua proprio all'ultimo momento, infatti gli ho telefonato tre giorni prima di partire per sapere se aveva del posto. Mi fa, come al solito, telefonare prima, cioè Luciano, cioè, se posto bene, se no non vengo. E lui mi fa, sì dai, la sistemazione la troviamo. Infatti ci ha preparato una stanza per i primi 6 giorni, dopodiché per farci ancora rimanere fino a stasera ci ha cambiato di stanza, per, giustamente per tenerci ancora qua. E niente, abbiamo con oggi terminiamo la nostra vacanza, ahimè, dobbiamo tornare in mezzo alle nostre montagne. Ascolta, ma io vi ho visto arrivare con un mezzo un po' diverso dal solito, insomma. Questo qua è il mio mezzo di battaglia, diciamo, con questo mezzo che è una Vespa Sprint 150 del 66. Abbiamo già girato quasi tutto il nord Italia, diciamo, abbiamo fatto un sacco di raduni, ma anche qui in Riviera, siamo stati l'anno scorso, pensate che siamo partiti da Ivrea, abbiamo fatto 550 km perché per strada normale, meno male sono quelli, e abbiamo fatto un raduno qua a Morciano dove abbiamo un sacco di amici, però abbiamo fatto tutto per strada, invece questa volta qua siamo venuti giù con un furgoncino, l'abbiamo caricato, ma più che altro per avere un mezzo per muoverci, perché sennò tutti i giorni in spiaggia, tanto per cambiare un po', via, diciamo. Sei uno di quegli appassionati che va anche ai raduni? Sì, chiaro. Infatti domenica scorsa ne abbiamo fatto uno qua a Carpegna, insieme a questi ragazzi qua di Morciano, ci siamo sentiti e ci fa dai venite che facciamo un'uscita in Vespa, e ben volentieri siamo andati domenica mattina alle 8:30. E poi siamo partiti, siamo andati a sto raduno a Carpegna, abbiamo fatto il nostro giro, il pranzo, perché c'era una sagra lì in zona. Carino. Cosa fai nella vita? Io al momento faccio frigorista di impianti tutti industriali, però non frigorista dei frighi di casa, diciamo, proprio tutta roba industriale.